La ringrazio per l'invito. Io non sono un politologo, ho sempre detto che un magistrato non deve fare mai politica attiva nemmeno dopo la sua quiescenza. Ragiono da cittadino e da persona un po' matura che segue la politica da sempre. Allora, per la prima domanda la risposta è facile. Renzi e Conte sono come i due scorpioni nella stessa bottiglia di cui si parlava durante la Guerra Fredda, quando USA e URSS si minacciavano con le armi atomiche. Uno poteva colpire per primo, ma poi sarebbe comunque morto perché l'altro l'avrebbe fatto fuori prima di decedere. E qui è lo stesso. Renzi può far ricadere il governo quando vuole e secondo quanto si capisce, si legge almeno dal Quirinale, questo porterebbe alle elezioni anticipate. E Conte ovviamente può far cadere anche lui il governo quando vuole perché lo presiede. Però se andassero alle elezioni anticipate morirebbero tutti e due, perché secondo i sondaggi, oggi ho visto anche la prima pagina di un altro quotidiano, vincerebbe a man bassa il centrodestra. E questo comporterebbe una cosa che terrorizza il Partito Democratico. Mentre diciamo, i grillini sono terrorizzati dall'idea di tornare a casa e magari di non ritrovarsi un lavoro. Beh, il PD, che ha invece una coscienza politica molto più raffinata, non è terrorizzato di andare dall'opposizione, è terrorizzato dall'idea che il prossimo Parlamento possa nominare un Presidente della Repubblica di centrodestra. E quindi, poiché il Presidente della Repubblica oggi ha una moral suasion che è molto più intensa di quella attività di mera certificazione notarile che aveva 50 anni fa. Poi nomina alcuni giudici della Corte Costituzionale che sappiamo oggi essere un vero potere molto efficace, presiede il Consiglio Superiore della Magistratura e se fa quello che ha fatto Cossiga 30 anni fa potrebbe anche rivoluzionare la strategia della stessa magistratura. Insomma, tutto questo terrorizza il PD per cui le elezioni anticipate non le vuole nessuno. Certo, se esistesse, ma io qui certamente non lo posso sapere, la possibilità di un'alternativa di governo senza dover andare alle elezioni, allora si spariglierebbe tutto. Però vedo molto difficile, sempre da lettore modestissimo quale sono, la possibilità di un governo che veda Salvini, Renzi, la Meloni e Berlusconi. Chiara Geloni, ma si è parlato.